buon anno agli amici di Pavia 1 TV, benvenuti in questa prima puntata del 2021. Come sempre, dedicata al personal trainer online, ci alleneremo insieme ogni sabato alle 9:30. Bene, vi ricordo che questa è una sintesi di un allenamento che potete svolgere a casa vostra. Se siamo pronti, possiamo iniziare. Allora, partiamo come sempre con un riscaldamento, dedichiamo la prima fase alla mobilità articolare. Partiamo dalle spalle, 20 rotazioni in avanti a braccia tese. Allo stesso modo 20 rotazioni a braccia tese dietro. Mobilità della colonna lateralmente in inclinazione, 20 volte, braccia sui fianchi, gambe tese. Mobilità del bacino, in antiversione e retroversione, sempre in piedi. Quindi creiamo una maggiore curva a livello lombare, annulliamo la curva per 20 volte. Passiamo all'allungamento dinamico, gambe tese, tocco le punte dei piedi, distendo le braccia verso l'alto, incrociando le dita. Anche qui una ventina di ripetizioni. Allo stesso modo, sempre una ventina di ripetizioni, incrociando i piedi. Distendo sempre le braccia verso l'alto, cambio, tocco e distendo. Terminiamo con una fase sempre di allungamento portandoci lateralmente, quindi portiamo, mettiamo un peso all'esterno del nostro piede. 20 ripetizioni sono sufficienti. Bene, ora possiamo iniziare con l'allenamento vero e proprio. Dobbiamo munirci di un cronometro perché dovremo guardare l'esecuzione in base al tempo che ovviamente trascorre. Allora, partiamo con un minuto alternando 20 secondi di skip alto, 20 secondi di cacciata dietro e 20 secondi di skip basso. Partiamo con lo skip alto, 20 secondi, ginocchia alte, alternate, schiena dritta, mi raccomando. Venti secondi, cacciate dietro. Quindi guardate e monitorate il tempo con l'orologio. Venti secondi, skipasso. Ok, arriveremo a un minuto. Terminato quindi questo minuto di lavoro, faremo un minuto di plank. Ci posizioniamo sui gomiti e manteniamo la posizione, addome contratto. Mi raccomando, leggera retroversione del bacino e manteniamo la posizione, scapole vicine. Un minuto. Ok? Una piccolissima pausa tra uno e l'altro e ripetiamo la sequenza per 6 volte, ok? Bene, terminata questa prima parte, ci prendiamo una trentina di secondi di pausa e poi passiamo alla successiva. Passiamo alla seconda parte del lavoro, anche qui come la prima parte dobbiamo avere a disposizione
che aveva un cronometro per appunto monitorare il tempo durante l'esecuzione degli esercizi. Ora effettueremo 40 secondi di lavoro e 20 secondi di pausa. Partiamo dal mountain climb. Ci posizioniamo a braccia tese, gambe distese, un ginocchio aperto alla volta. Addome contratto e lavoro. Guardare il cronometro ai 40 secondi di stop, 20 secondi di pausa e passo al secondo esercizio. Il secondo esercizio sono delle rotazioni dinamiche partendo dalla posizione di plank. Braccia tese, ruoto il busto a destra e a sinistra, bacino fermo e proseguo le rotazioni. La testa ruota in direzione del braccio. Al 40° secondo mi stoppo, 20 secondi di pausa, passo al terzo ed ultimo esercizio, twist. Da seduto, gambe semitese, ruoto spalle, gambe in direzione opposta. Come vedete, rotazione spalle da un lato, gambe dall'altro, ok? Quaranta secondi di lavoro, 20 secondi di pausa e ripeto la sequenza. La sequenza terminerà dopo 4 volte, quindi devo ricominciare fino al termine delle 4 serie, ok? Siamo arrivati alla fine del nostro lavoro, io vi auguro ancora un buon 2021 ricco di soddisfazioni e di allenamenti. Seguitemi alla prossima puntata, sempre alle 9:30 su Pavia 1 TV. Per qualsiasi informazione scriveteci al nostro sito. Ciao, alla prossima!